tutti, come state? Sono temporaneamente senza mascherina solo perché sto facendo il video. Sono in una pausa di lavoro. E sono uscita un attimo a bermi un caffè. Non fa freddissimo, però per me il caldo bello è quello di 30 gradi, quindi ragazzi, sembra un po' un eschimese, così, vabbè, pazienza, sono un po' incappucciata. Però ripeto, non ho la mascherina solo perché non c'è nessuno intorno a me. E sto parlando appunto facendo un video, altrimenti sempre mascherina, vita natural durante per tutta la vita, no? Vabbè, lasciamo perdere. I miei pensieri sono personali a proposito, quindi non c'è problema, bisogna rispettare quello che ci viene indicato o imposto, no? Dunque, ragazze e ragazzi, cosa vi dico? Oggi vorrei parlarvi di un rimedio al volo, decisamente al volo, che mi è stato richiesto. Per rassodare la pelle però di tutto il corpo, c'è qualcosa che è in grado di rassodare la pelle del corpo indipendentemente dal discorso sono magra, sono pienotta, sto facendo una dieta, quindi se sto facendo una dieta la pelle va un pochino curata di più perché tende a, come dire, insaccarsi un po', a scendere, scendendo di peso, no? Posso fare qualcosa, passano gli anni, per rendere la pelle più morbida? Pelle del corpo, quindi ok, in commercio ci sono tantissime creme, oli che aiutano senza neanche spendere tanto comunque, no? La pelle proprio del corpo a essere e rimanere più idratata, più morbida e quindi più sana, al di là, ripeto, del problema di cellulite, non cellulite, magro, grasso, secco, non secco, come, cioè, il peso e tutta la conformazione, la struttura non c'entra niente, sto parlando proprio di pelle sana, morbida, levigata ed elastica. Allora, se vogliamo comunque utilizzare un metodo casereccio, dobbiamo utilizzare l'olio d'oliva, un cicinin, vuol dire che non dobbiamo impregnarci le mani perché ne basta poco. Olio d'oliva, quindi dipende da cosa, la zona che dobbiamo trattare, se trattiamo praticamente tutta la coscia, la gamba sotto, il sedicotto, la pancia, le braccia, quantitativo lo dovremo vedere noi. Comunque con dell'aggiunta di gocce, sto parlando qualche goccia di olio di ricino. Massaggiare, massaggiare, massaggiare le zone, soprattutto quelle più a rischio di cedimento, tipo interno coscia, braccia, sotto delle braccia, pancia, glutei, fianchi, massaggiare, seno, massaggiare, massaggiare, un bel massaggio che non deve essere distruttivo, come quello magari anticellulite, potente, diciamo forte, deve essere più che altro un massaggio quasi drenante, lo chiamerei, no? Nel senso comunque sempre dal verso giusto, quindi dal basso verso l'alto, perché stiamo alzando, sollevando, ok? Se vogliamo invece aggiungere qualcosa di comunque un trattamento a quello naturale, un trattamento, aggiungiamo un trattamento non naturale, possiamo comunque utilizzare per esempio la cera di cupra, la crema a base di cera di cupra, che allora non consiglio per il viso perché è molto grassa, quindi tende a far diventare la pelle un po' troppo grassa, cioè magari una pelle appunto già grassa di proprio, di suo, poi produce un discorso di brufoli e sebo in eccesso. Non la utilizzo molto per il viso, magari va bene per chi in viso ha la pelle secca, ma per il corpo è perfetta. Quindi possiamo utilizzare per esempio la cera di cupra, le creme a base di cera di cupra. Non sto facendo pubblicità, è proprio un discorso di utilizzo che ho fatto io stessa in passato e ho trovato dei risultati buoni, quindi mi sembra giusto poterne parlare qua. Poi è ovvio che ci sono creme, oli ed essenze che possiamo richiedere in farmacia, in erboristeria, che sono ancora più indicate. Già così, nel senso, con un discorso di olio d'oliva, con gocce di olio di ricino e saltuariamente, questo da fare tutti i giorni. A proposito, se abbiamo il problema, e lo capisco, dell'olio d'oliva che ingrassa moltissimo, unge e anche come profumino non è un granché, si può fare questo tipo di massaggio su tutto il corpo prima di fare la doccia. Fate mezz'oretta, almeno mezz'ora di massaggio, almeno 3 volte al giorno, e dopo vi fate la doccia. Quindi dopo togliete l'eccesso di olio e togliete quindi anche l'odorino, il profumino, che non è tanto profumino, dell'olio d'oliva e olio di ricino. Quindi possiamo fare questo trattamento prima di fare la doccia, però bisogna stare dietro mezz'oretta a massaggiare la pelle, eh?
perché deve essere tutto ben assorbito. Ce ne accorgiamo quando noi ci massaggiamo. Sentiamo che la pelle ha assorbito tutto l'olio, lo sentiamo che ha bevuto praticamente. Poi, a meno che non si abbiano problemi di salute particolari che vietano l'utilizzo l'olio d'oliva non va tolto dalla tavola, nel senso che comunque va assimilato anche mangiando. È un condimento che a crudo fa benissimo e aiuta a mantenere la pelle elastica. Ricordatevi che anche e soprattutto da dentro noi possiamo curare l'aspetto e la salute della nostra pelle fuori. Se non si hanno problemi di salute, reni, patologie per le quali bisogna prima chiedere un parere medico, quindi se non si hanno patologie, solo se non si hanno patologie. Il bere tanta, tanta acqua durante il giorno, almeno 3 litri, acqua naturale, o Conte Verde, o con zenzero e limone, ok? Comunque bere e assumere 3 litri di acqua al giorno aiuta tantissimo a migliorare l'aspetto della pelle e aiuta tantissimo a renderla idratata ed elastica in tutto il corpo. Non sto parlando esclusivamente della pelle del viso, sto parlando della pelle di tutto il corpo. Questo è quanto, sono accortezze semplici che possiamo comunque adoperare, utilizzare, rendere nostre per tutta la vita. Non ce ne pentiremo. Un bacio grandissimo, un po' così che sembro un eschimese e ciao!